All'indomani delle rassicurazioni del Presidente della Regione Eugenio Giani ai rappresentanti dei residenti nelle aree interessate dalla CEU, l'inquinante derivante dal trattamento dei rifiuti, l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni ha fatto il punto sugli approfondimenti in corso su tutte le aree coinvolte dalla contaminazione della sostanza inquinante utilizzata in diversi cantieri della Toscana. Stiamo svolgendo ulteriori ricerche, ulteriori approfondimenti per capire se le matrici ambientali sono contaminate oppure no. Fino adesso fortunatamente queste indagini stanno dando risultati positivi, come nel caso della strada regionale di Empoli, ma anche in tutti gli altri siti non ci sono problemi di contaminazione né del suolo né delle acque. Gran parte di quel materiale è finito sotto la strada regionale 429 tra Empoli e Castel Fiorentino, secondo quanto è stato scoperto dall'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia sulle concerie di Santa Croce sull'Arno e su presunte infiltrazioni dell'Andrangheta. Potrebbe però emergere che il CEU sia stato usato anche in molti altri siti della regione. Stiamo intanto lavorando insieme ai comuni per fare le ordinanze per le messe in sicurezza o per le bonifiche, che sono ordinanze che ovviamente prima intimano ai soggetti responsabili di fare i lavori e poi vedono o i comuni o la regione sostituirsi al soggetto che nega il proprio intervento. Stiamo lavorando al fianco della procura per ricercare se vi saranno nuove aree su cui dover concentrare la nostra attenzione.